Buonasera, ho sbagliato, pardon. Olè. Ciao. Buonasera, ho sbagliato intro come al solito. Te guarda che roba. Era un po' che roba. Oggi siamo in missione, aspetta che sto a salutare tutti. Buonasera Deux, buonasera Dani, buonasera Giuseppe, buonasera Olle, buonasera Nathaniel, buonasera Fra. E niente, siamo qui ragazzi in questa liveozza, come vedete un attimo webcam disattivata perché volevo fare una full immersion e tranquilli, l'attiverò più tardi. E niente, salutiamo Armando. Buonasera Netandi. Allora, io devo un attimo stare attento perché qua io adesso non posso camminare all'indietro che sennò alla fine, perché altrimenti oddio! Gag di merda. Ok. Allora, un secondo, che non vedo una sea qui. Ok, ora pare che è un video su YouTube. Ciao! Allora, l'obiettivo adesso è andare a trovare gente, fra poco partiamo, andiamo a cercare gente con cui comunicare. E niente, noi qua lavoriamo part time, però è un po' particolare. Secondo che ho qua la chat. Bella la stanza, questo è il mio ufficio. Adesso vi faccio vedere l'ufficio dei miei dipendenti. Ok, come vedete qua è un po' tutto così. Facciamo il room tour. Qua dove stiamo? Come vedete qua c'è un po' tutta Valencia. Questo skyline tipico di Valencia o anche di Alicante o anche della Calabria. E niente, qua cosa c'è? Aspetta che qua c'è i fornazzi dei dipendenti. Vediamo un po' qua, analizziamo. Vabbè, fatto sta. Aia, mi sono tirato un cazzotto. Questo è real, non è preparato. Fatto sta che oggi sarà così. Iniziamo così, dopo torniamo con la classica impostazione. Live un po' strana. Ma che stai a New York? No, questa è Dubai, bella. Bella gente, Dubai. Adesso ci fiondiamo. Aspettate, prima di tutto come mi sentite? Spero bene. Io perché non so se sentirò rumori o robe così, questo è il più grande problema. Quindi niente. Via. Ok, allora io direi, aiuto, mi sono fermato, non si sa il motivo. Allora io direi di partire, che ne dite? Allora, ci sono vari server italiani e adesso testeremo, perché altrimenti si ritorna in formato normale. Però bomba, IG follia oggi, esatto. Un attimo, ho dovuto impostare tutto e nada. Prima i bagni. Vogliamo vedere i bagni? Qua non esiste nessun bagno, gente. Dame tu cosita. Vabbè, a parte quale cazzata, andiamo avanti. Recensione bagni, andiamo a vedere. Qua c'è un'uscita antincendio. Vediamo un po'. Meeting room. Ah, eccoli qua i bagni. Possiamo attivare i vetrazzi, ma niente. Vediamo se c'è qualcuno. Spero una dolce donzella. No, qua sembra pulito. Qui anche. Qui niente. Vabbè. Buonasera Valeria. No, Valeria, ma grazie mille. Non è partito. Perché non è partito l'alert? O almeno non l'ho visto io. Adesso lo fissiamo in diretta. No, dovrebbe essere partita. Però dai. Ciao a tutti ragazzi, oggi live un po' particolare. Adesso partiamo. Avete visto i bagni? Aspetta che qua.
Ah no, qua non c'è la distinzione. Right, left. Vabbè, possiamo partire, no? Che ne dite? Così precisamente le dita. Allora, non ho il valve index, quindi praticamente a seconda di dove metto le dita io, faccio determinate pose. Però sono tipo mezze touch. Così. Adesso un secondo che mi faccio no, troppo vicino. Sto facendo un casino, I know, però volevo concludere così. Questo sono io quando ho un'interazione sociale. Ok, detto questo. Andiamo in missione. Obiettivo, trovare gente, facciamo una mezza intervista e via. Cosa è calata molto? Allora. Ah. Un secondo. No, non mi si vede! Aiuto! Vabbè. Rimettiamoci il pupetto di prima. Ah. Ok, basta. Ora andiamo. Oh! Ma che? Siamo matti? Che io adesso questo lo sento potentissimo. Quesito, come mi sentite? Intanto ci stanno arrivando, stanno arrivando. Via, via, via. Cazzo, corri! Di qua! Ok. Andiamo. Allora, Italia, allora, io non so come reggerà il gioco, speriamo bene, perché altrimenti è finita. Italia. Come ho detto ieri sera, questa live molto probabilmente potrebbe essere buttata giù. Oggi si rischia. Let's go. Ciao Gabriele. Ok, allora sta caricando. Voi state vedendo un palo. Bene. Ma io come sono posizionato nella stanza? Questo un attimo è fondamentale. Ok, siamo a Monte Rigioni. Aiuto. Ciao, pace. Ok, ogni tanto mi tira delle scattate, forse perché sta renderizzando due volte il mondo, non lo so. Ok, ci dirigiamo qua dentro. Ha l'impostazione da vlog, devo essere sincero. Il fatto è questo, io spero che la gente mi senta. Io devo premere tipo A per parlare. Mi si illumina? Ma siamo matti! Live surrealista, esatto. Live nel metaverso. Oh, oh. Non so se si è sentito. Ok, io devo far però prima vedere i miei attrezzi del mio... Oh my god! Che miseria. Allontaniamoci un attimo, devo mostrare qua i miei arnesi. Voi dovete capire che sono un comico. Ok. Olè.
dovete capire che io ho con me vari gadget. Tipo un tubo. Oppure questo. Io. Poi altri, eh. Oh, oddio, si è rotto. Oppure. Niente, qualcuno qua mi riscatta il naso da clown. Olè, problemi alla videocamera? Nessun problema. Aspetta, eh. Ok. 3 minuti da muto. Alexa, 3 minuti. 3 minuti a partire da ora. Alexa, stop. Sto avendo problemi di frame rate, scusate. Sta laggando giù tutto, mi si è spaccato giù tutto, incredibile. Aiuto. Aiuto. Ma gli alert sono così alti? Allora, aspetta, richiedo un riavvio rapido. È calato i frame rate in una maniera assurda.
Ok, allora il problema è che dovrei tipo andare su Sound Alert. Un secondo che è successo un casino. Riavvio un secondo VR chat. E via. Però adesso si entra dentro in game, facciamo una roba, mi sta dando ancora problemi enormi. Entriamo nella modalità più classica possibile da desktop. Via, via. Delay assurdo, in che senso? Ok, dopo questa intro, scusate, ma letteralmente il VR mi sta dando problemi e mi stava dando proprio fastidio agli occhi per quel lag assurdo. Entriamo in modalità desktop su VR Chat. Cosa arrivava dopo? Allora, dopo controllerò, beh, cosa è successo? Face clown. Stai scammando? Non sto scammando, sto entrando. Peccato non poterlo fare in VR, che sarebbe stato figo interagire. Si può fare VRChat senza VR? Cos'è successo, Valeria? Scusate, è che con il VR ho fatto fatica a seguire le discussioni. VRChat, ma senza VR? Esatto. Le tue cose hanno molto da raccontare, probabile. Ah, aspetta. Te lo giro adesso. Te guarda che roba. Cuffie. Battery 50%. Te Valeria, riesci a vedere la chat privata su Twitch? Buonasera Alessia. Entriamo. Buonasera Trapper. Boh, non si sa, piedi puzzolenti. Ok. Lo sai usare Discord? Aspetta, se no. Esatto, se hai Discord o in caso scrivimi in privato su Telegram se vuoi. Dove in caso ti mando là il link. Allora, aspetta, ti giro proprio ora il link e poi partiamo. Ufficialmente partiamo. Olè.
Ti ho girato su Discord il linkone. Non serve rimanere abbonati per rimanere. Let's go. Adesso entriamo nel vivo dell'avventura. Allora, un po' mi dispiace. Oh cazzo. E come parla? Salve. Salve, comune, mi dica. Bene, Attenzione. Buonasera, buonasera, come va? bene, bene. Era un attimo FK perché stavo scrivendo la bio, tanto per Ah, vabbè. passare un po' di tempo. Ah, ci sta, ci sta. Lei è di queste parti oppure è appena arrivato? No, io sto qua già da gennaio, in realtà. Ah, ci sta. Adesso. Sì, ma sì, sono venuto qua per motivi personali e adesso eccomi qua ogni sera su questo posto virtuale con tanta gente, anche simpatica, devo dire. Ci sta. Ah, vedo che ha un personaggio di Genshin Impact. Ci Ti gioca. piace? Col Ci sta, ci pergolato, sta. sì. Sì, ci gioco. Non abbastanza perché non faccio solo la storia, poi il resto non mi interessa. Onesto, no, guarda, io principalmente lo conosco poco. Vorrei provarlo, però ancora fra 1000 anni. È un gioco che adesso, se giochi adesso, ti fai 3.000 pippe, se non ci sono 3.000 cose da fare, tu non sai che cosa fare. Ok. Immagino. Non è mai consigliato, non è consigliato per nuovi arrivati. Non è A meno che tu non consigliato? voglia fare una cosa, non è consigliato, a meno che tu non voglia fare una cosa. Ok. Tu ti fai un nuovo account, prendi le ricompense che sono quelli per quei 10 giorni e poi vendi l'account perché pulli un personaggio che forse potrebbe essere utile a altre persone. Non sai che Ah! mercato ci sta dietro su queste cose. Minchia, ma così. È così, cioè. Pazzesco. Sì, c'è stato un tizio che si è fatto 10 account e li ha rivenduti tutti quanti. Si è fatto, sì e no, 120 euro. Ma È una direi Madonna. anche molto forte. È perché lui faceva gli account solo con, cioè, i personaggi che voleva la comunità di Genshin, c'erano Ok. quei fanatici, ecco. Quindi quando c'era un nuovo personaggio che interessava a molte persone e molte persone non se lo potevano permettere, davano i soldi a lui per avere un account con quel personaggio. Era una roba folle, tipo un mercato nero, ecco. Più o meno mi pare c'è pure su LOL una roba del genere. Eh sì, ma su LoL adesso non ci sta un rialzo perché hanno messo il Vanguard. E Non tipo ci sono Vanguard. Scrivitalia, quello più popolato, l'S. Quindi adesso non si possono fare account bottati. Ah, Te devi fare beh. tu a mano tu stesso, quindi, Capito. che è un po' una pippa. Ma una domanda, ma lei è della Sicilia? No, io sono umbro. Umbro! Pazzesco, allora proprio vicinissimi. Io Ah, tu dove sei? delle Marche. Alza la mano allora che posso vederti. Adè, la faccio, la faccio. Oh, aspetta. No, c'è solo collina, non posso vederti. Vabbè, vabbè, un attimo, pazzesco. VR Chat Italia, Ma tipo mi dicono com'è? tutti che ho questo accento siciliano, ma io non lo so, io sono romano Questo di qua. Roma. Un C'ho po' l'accento romano, influenzato dai sì. romani. Ah, perché noi siamo in mezzo, quindi abbiamo un po' tutti i miscugli. Esatto. Teoricamente, se dovessi parlare come il dialetto che c'è qua, ti faccio un esempio che non si capisce un cazzo di quello che ti sto dicendo, no? Non si Ok. capisce un cazzo. Ma irada. Dice sempre la V. Sì. Dice
Tipo, siamo gente dei fuori, non siamo fatti così, ecco. Tipo No, mi un dispiace romano di quel Valeria. tipo. Che Ci sta, ci sta. so di Roma. E tu invece il tuo accento qual è? Come senti? Ma io non pervenuto perché letteralmente mai assorbito. Ah, ma quindi tu sei italiano 100%, tipo, è la prima Snice, volta che allora ogni mi... tanto mi capita di parlare quel mezzo anconetano, però cioè non proprio marchigiano, ma proprio questo qua locale che c'ho io. Che appunto è l'anconetano. Allora, se parliamo di dialetti proprio qua ce ne Qua stanno 2, 3, 4. tre, Ci perdiamo. quattro. Ah, sì. Più che altro capisco più il napoletano che il dialetto che ci sta su una città Napoletano sintetica. pazzesco, yamma ya. Ma Capisco più loro che quest'altri. una domanda. Questo è più Dimmi. un mio dato che dopo dovrò dare all'Istat. Ma se Ah, dimmi. tu avessi una bomba atomica, la più piccola mai concepita, ok? Quindi i danni non è che distruggono mezza provincia o cose così. La lanceresti su Ascoli? Su Ascoli, ma anche gratis, ma che Mio faccia ce fratello, l'hai tu, mio Davide? fratello. Assurdo. Salve. Ma questo è un Quindi c'hai un... robot. Sì. Dai. Io Ma io sarei pensavo pure potuto fosse entrare col VR, ma quello... c'ho un problema io, cioè dovrei un attimo fare gli sbatti per riconfigurarlo e ho notato Ah, rientrare. sì. Eh sì. Oddio, sei l'omino di Roblox. No, Lomino di... non Oh, riesco a... mamma mia. Ah, mi sa che devo un attimo sbloccare gli avatar. Perché ti No, ma divido questo con è quello di default. un... Perché lo vedo come un robottino, ma sicuramente c'è qualcosa Ah di no, allora meglio, se può questo è essere, proprio quello di sai. default. Ma io posso usare tipo... Dov'è? Gli items, eccoli. Ah, devo... C'è questa mania qualche volta. Io robot, come sta? Il robot. Male. Va bene, Alexa. Ma gli altri sono tipo dentro la struttura? Gli altri volevano andarci, ma erano tutti fuori, quindi ho detto, vabbè, lascio perdere, sto qui un attimo, cambiare alcune cose. Ah, Se ok. no, Ha fatto bene. praticamente... Sì, lo so. Anche perché se uno parla di cose strane, tipo ragazze, tipo figa, cose che io non ho mai visto, quindi... Siamo in Ah, due. vabbè. Non dirlo a me. Esatto. Ma è un gatto burger qua. Ma è il più bel gatto che abbia visto. Allora, mi scusi, E... signor... Andiamo, dimmi. Come ti posso chiamare? Ti lascio il nickname che usi o... Cioè, Digital Stavo per Phoenix... chiamarmi... Chiamami Digital, PG? tanto. Digital. Digital, ok. Guarda, io adesso un attimo vado a fare due chiacchiere qua in giro, poi in caso, se vuoi, ritorno qua. Va bene, se ti fa piacere parlare con me, va bene, tanto non è che sto Sì, qua a vivere. ci sta, ci sta. Allora, a fra Va poco. bene. Ah, fra poco, sì. Bella, bella. Oh, Digital mio padre, eh? Bomba atomica su Ascoli. Mio padre. Posso dirlo, mio padre. Ma che cazzo era? Ma cosa, ma povero? Vabbè, ma dai, un attimo per fare due chiacchiere, dopo ritorniamo lì. Momento. No, ragazzi, c'è la risata del diavolo. Boh, che cazzo è questo? No, no, Digital, mio padre. Chi offende Digital, morto è qua dentro, sappiatelo, per me è morto. Sposto la sedia. 15
proiettili stronzo. Mamma mia. Non ne ho bisogno. Ce ne ho metta sul conto, metta sul polso. Ho fatto i soldi ma senza sparare un colpo. Ho ancora 15 proiettili stronzo. Ci sono troppi furbi in sto server. Dobbiamo fare un po' di pulizia. Comunque... Io scappo. Non tanto per i furi, però... Ho visto una collezionone. Questo, allora, come ho detto all'inizio live, che questa live questa live verrà buttata giù. Però bomba, regà. Attenzione. Lucky, grazie mille per il raid. Gentilissimo. Regà, a me mi è salita un po' la rivoglia di ritornare col VR, eh? Perché rischi? Regà, è il rischio del mestiere. Bentornato, Lucky, come va? Se volete, io rientro col VR. Faccio un sondaggio. Come va, va? Se mi ridare i problemi, via. VR però ci dà molte più cose, eh? Quindi via. No, vabbè, ma furia alla fine. Finché non mescono. Allora, il problema è questo di VR chat, che esistono degli avatar dove possono far uscire il pisellotto. Partiamo da questo presupposto. Io spero di non inquadrarlo. L'obiettivo. Poi se succederà rip. Domanda, ma se io metto Maximus, ok, li blocca alcuni. Ho una notizia, Aladdin e una Aladdin. Sono arrivati i risultati del suo esame di del sangue per l'AIDS. In caso noi mettiamo normal. Ok. No, allora, noi in caso ci dissociamo da tutto, però sappiate che oggi la live può esistere quanto no. Adesso completiamo un attimo il sondaggio e poi ripartiamo. No, allora, secondo me, vi avviso... Se... Guy Pardo, grazie mille per il follow. Secondo me, oggi ci buttano giù il canale. Se dobbiamo chiudere, chiudiamo così. Vai, rischia, ok. Come sta, Pardo? Spero tutto bene. Però ecco, io mi metto in VR, però classica impostazione, quindi per il momento stiamo senza la webcam e via. Ma davvero? No, pazzesco. Benvenuto Digital, benvenuto. Adesso faccio un attimo di nuovo il mat e via. Che ti permette di disegnare in aria. Allora, appena c'è qualcosa di pazzesco e via. Vabbè, ma nessun problema, questa live è preparata per qualsiasi evenienza. È una live preparata. Forse era meglio dirlo, ma il problema è che ho paura che appena lo dico N-word in una maniera incredibile. Adesso penso, tanto ormai vittoria schiacciante per il VR, quindi anche se il sondaggio non è finito, bomba. Adesso rientro su VR chat. Mi servirà un po' di tempo. Penso 2 minuti. E via, perché a me mi caserebbe parlare con il VR, perché così posso gesticolare, posso fare un po' il mattarello. E via. Quindi un secondo che ci prepariamo all'immersione. Ma va tranquillo, Digital, se vuole fare stream sniping è top, perché qua oggi è una live dove discutiamo, robe così. Però al mio rispetto, Digital, per appunto l'attacco aereo su Ascoli, mio padre, letteralmente. Eccolo qua, un altro detrattore del mio piano di nuclearizzare una città, però vabbè, oh. Buonasera Twister. Allora, ci rimettiamo qua così e sparirò con la webcam e mi imposto tutto.
Ma non è manco iniziato. Eravamo appena entrati, Twister, ma prima sono entrato con il VR. A una certa ho incominciato a laggare come un matto. Sono entrato in modalità desktop. Però mi sono detto, oh, io lo voglio fare in VR. Sarò matto, datemi del matto, ma lo voglio fare in VR. E quindi adesso datemi proprio 5 minuti e poi ci rimmergiamo. Quindi un attimo, non riuscirò a vedere i messaggi, forse. A caccia di streamer mafiosi, ma questa è una gag del passato. Confermiamo i confini. Io adesso sto così, non dovrei avere problemi. No, questa è proprio... No, questa è battuta a cucciolone. Perché io non vedo le opzioni? Qualcuno può accendere la luce? È là? Vabbè. Questo è il content, eh? Miglior content. Madonna, sta sedia... Posso dire che in un anno si è completamente disintegrata. Cioè, letteralmente, smuovo un attimo le chiappette e fa un casino. Ah, ma voi perché sentite il volume tipo maxato? Ma voi siete fuori di testa. Hai pagato la bolletta? Sai che non lo so. Ok, stiamo per entrare. Olè, posto. Luce pagata. Ora scusate, mi avvio un altro software che mi serve a me per splittare qua sul VR. Così almeno... Come mi ha messo? Male. Ok. Così sembra un videovlog. Aiuto, ecco, posto, cazzottone. Arriviamo, eh? Che imposto un'ultima cosa. Così almeno non vedete sballonzolamenti, robe così, a meno che non li faccio io. Però mi fate impostare delle opzioni qua nella camera. Che non trovo. Ok. Mi potete scrivere un secondo? È un test. Intanto io entro su VR Chat Italia. Ok. In che stanza stai? Stiamo su VR Chat Italia. Stiamo accedendo. Che mi ero messo il VR. Scusa, Olli, non lo faccio più. Ok. Ok.
me ne approfitto per un'altra roba. Prima che sia troppo tardi. Boh, dovrebbe... Boh, un'altra che non... so dove sta. Aiuto! Oh. Destra, destra. Che oh. Il bro. Aiuto. Oh, ma che è? Un computer. Oh, basta essere di Falconara, Basta essere di Falconara. Scusate. Clown. Ma voi vedete tipo una telecamera? Sei anche mutato, non ti sento. LOL, è vero, perché devo fare il push to talk. Ma voi vedete una telecamera? Sì, sta cosa va a circolare qua in mezzo. Ah, a posto, perché pare che sto facendo un video vlog. Ma che roba. Ah, nice. Niente, io ne volevo approfittare per fare... Questa, è una live IRL, però su VR. Esatto, una live VR IRL. È una combo di cose. VR IRL. Allora, aspetta, che qua adesso la facciamo diventare tipo selfie. Guarda, crasha giù tutto, perché un attimo... Me la sto portando via con me. Aiuto, me la sto portando via con me. Ok, forse è meglio che la imposto. Ciao! Tutto bene? Sì, sì. Non mi sembra. Sta un po' laggando, secondo me. Sto laggando? Oh my god! No, no, non sono caduto, non sono caduto. Sono vivo, sono vivo. Che sto impostando delle cose. Se metto mondo mi segue? No, non mi deve seguire. Ci sono dei problemi tecnici. Ah, così. Oh, non c'è mai content nelle sì, infatti live, eh? Mai. Content è tanto è la telecamera che qua si muove. Il content fa ancora la marittima. La telecamera guarda su. La telecamera. Sto a griffare la live. Posto. Bye bye. Bella sta videocamera messa così a caso. Hai provato okay. A togliere mettere no. Riccardo. Aspetta, è che c'ho delle opzioni che non riesco a leggere. Devo mettere tipo in maniera zoomatissima. Ok, ma se io provo a fare la cazzata di local. Bye bye. Ma che fai il mewing? Sì. Dai, analizziamolo. Ecco, adesso è così. Era Madonna, oh, ma è un bestio. Mi fai paura, oh, ma sei altissimo. È molto inquietante, no? È colpa del mewing. Posto. Io adesso ho una missione che bisogna ecco, fare. Adesso un po' meglio. Bisogna fare delle interviste. No. Alla gente, sono un reporter. Oh, buonasera, tu hai visto Liver Blaster? Una banana! No. Sì. Banana! Dov'è? Ha cambiato server. Buonasera, buonasera. In che server sta? Ma non lo so, non so io. È entrato e poi è uscito. Quindi non porco si trova Dio, qui. Vabbè, no! No! Nulla. Ale, questo è il bello della diretta. Live con Content, parte 2. Ma in realtà io non lo conosco, ho detto cose a caso. Vabbè, ma tanto... Un attimo qua, una banana che parla mi fa paura. Un po' meglio. Sì, sì, ma secondo guarda, io ti dico, tu hai scelto il server più sbagliato per fare una live. È probabile, probabile, però è un'esperienza. No, non è ma io... non è probabile che questo è un server dimenticato da Dio. Ma ho visto non che era l'unico regole. Popolato, perché cioè, oltre vabbè ai
server americani, vabbè così. Volevo proprio fare quattro chiacchiere così negli italiani, ma era l'unico popolato. Ma guarda, c'è sta Celestia, che non è considerato da tutti, però ci sta lui, che è più normale perché teoricamente ci sono delle regole. Perché qua Ok. basta proprio che un tizio te venga, metta un avatar molto bannabile Infatti qua e si inizia inizia, a fare però io ho cose. messo per il momento, anzi, l'ha imposto con Massima la safe mod lì, non mi ricordo come si chiama. Ah sì, quella l'ho capito. Però sì, ci sarebbe Oddio. Celeste nel caso. Oddio. Mi siete spariti tutti. Non Di sono molto simpatici. Non sono simpatici, però questo sono molto server? tranquilli rispetto a qua. No, sull'altro. Questo server Vabbè, tanto no. principalmente la nostra è più un'esplorazione così generale sui server italiani e via. Vabbè, se te la vuoi rischiare io No, no, certo. Però vediamo un po', ecco. vabbè, mi Adesso fido di te, tanto barono è te quelli. un'avventura, è un'avventura. Adesso mi fiondo di là. Sì, vedremo. Andiamo a Dai che vedere. siamo tutti robot adesso. Un attimo, ho messo Massima per Sì. evitare. Fai bene, prima Ma che più che la roba server finisca di dimenticato, cioè allenarsi, gioco Mattia, dimenticato da cercare Dio, c'ha la l'esperienza sua di nicchia. nuovo, non è vero? Ma Ho come? trovato il film, si vede E tutti bene, ce l'hanno, non funzionano i tutti. link Pensavo che potevi di questo qualcuno. mondo, non funziona il Ciao! lettore di link. Ma quale voleva Ma mettere, quello scusa? non va Cioè, quale volevo mettere? tre mondi che ho provato, tre mondi che non vanno. Ma Allora, da che che film film volevi una mettere? Lo pregunta! cerco io. Perché non sono Dittatore? su protocolli strani, non sono H264. Dittatore, fra? Non so cosa vogliono vedere loro. Baba Boy non c'è, Switch Baba non Boy, lo un so. attimo, scappa. Prova a cercarlo io il dittatore, Baba aspetta. Boy. Dammi un po'. Ho Vai, provato il cerca il film, il dittatore, una problema è che volta condivido condiviso lo palesemente mi hanno schermo. ghostato. Palesemente mi hanno ghostato. Palesemente mi hanno ghostato. Oh. Eri scomparuto. Vuoi che ti dia una mano con loro? O farti dare qualche indicazione? Ah, oddio, volendo, sì. Ah, cioè adesso ci parlo. Alcuni ti conosco, quindi Ah, metti ok. caso ti aiutino a fare un po' di compito. Aspetta, mi parlo. Vamos. Interviste. Dovevi vedere la mia skin. È molto bella. La riattivo un secondo. La riattivo. È un gioco che si trova su. Mi pare che deve arrivare anche su. Mi sa che ho fatto una cazzata. Via, 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 prima scarica tutto. Vediamo un po'. Nice. Ma è un dinosauro, ma perché? Più belli di te sono sicuramente. Ma questa è simpatica. Lo trovate questo gioco su Steam ed è gratis. Anche se in realtà dovrebbe Bello, arrivare mutato su. ovviamente, mutato. Scusa, scusa. Il server è Ho questo. sentito tutto. Guerre Chat Italia. Daffman, dietro di te. C'è un Daffman, ladro. dietro di te. C'è uno di falsa Daffman. marittima. Scusate, scusate. Daffman, dietro di te. Avrai il capo massimo di Guerre Chat. Salve! Aia. Pace. Peace and love. Peace, peace. Hai detto che gli serviva per fare qualche domanda. Ah, Dai, allora, noi andiamo. stiamo qua per fare delle interviste locali, se è possibile. Certo. Mi dica tutto. Niente, adesso Digital mi ha appena affermato che, appunto, lei è, penso, l'admin, il founder. Che founder, Vero. sì. È il re. Bisogna inchinarsi a lui. Beh, Non esageriamo adesso. niente, qui proprio sono un po' domande così a caso, tipo iniziamo con il semplice come va, cose così. qua è un po' tutto. C'è gente che. Allora, innanzitutto il tuo canale è esplicito o devo essere cauto Può essere nel esplicito, parlare? senza problemi. Si passa dal scopare online al divertirsi tra amici. Ah, attenzione. Vorrei andare anche su queste cose piccanti più in là, se non le dispiace.
È un po' complicato. Io di solito non me ne occupo perché non ho mai fatto qualcosa del genere, però conosco persone che lo fanno. Ma tipo è E io successo? passo. Tipo qua oppure in altri Succede altro che. server? Se succede ogni giorno, anche adesso, ogni secondo. La Madonna. Si chiama Lo so ERP, confermare. Erotic Roleplay. Ok. Però io mi dissocio da ogni cosa perché Non non mi penso che piace. Meglio dal sia vivo. nei termini, penso, dei TOS della piattaforma. Penso oltre di Twitch, ma proprio No, anche di è Guerre un gioco Chat. di ruolo, tra virgolette. È proprio erotic roleplay. È come giocare a Dungeons & Dragons, soltanto che giochi in VR e lo fai per come gioco erotico. Capito, capito. Però tipo qua ci sono stati casi di giocatori che hanno provato a fare questa esperienza. Di solito quando li becchiamo che fanno quelle cose lì in pubblica, di solito li insultiamo Vabbè, ci perché sta, perché un certo attimo fanno nelle depravati come se lo pubbliche no, facessi e le al fanno in parco. private. Più che altro Sì, perché poi sono esatto, è come se spazi lo facessi piccolini. davanti a tutti. Sì, Dato che sono esatto. meglio che lo Spazio piccolino, facessero. quindi. Esatto. Poi se ogni tanto qua capita qualcosa di divertente che tipo si spogliano e fanno cose divertenti o. Ok, In quel caso non un si po' dovrebbe fare, però piccante. ci scappa una risata. Sì, ci scappa una risata, come dire, è successo, fa ridere, basta. Non ci scandalizziamo, insomma. Vabbè, ci sta, cioè, secondo me finché è un luogo privato, tra virgolette, con gente che è consenziente e ha la maggiore età, appunto, Esatto. ci sta, ecco. Beh, sulla maggiore età avrei qualcosa da ridire perché comunque ci stanno casi anche così, ci stanno anche i minorenni che per carità di Dio non voglio succedano queste cose, però ecco, cioè, ci sono sempre malintenzionati, così come qua, come nella vita vera, ecco. Capito, Però ecco, capito. cerchiamo sempre di evitare queste cose anche qua. Più che altro perché ci conosciamo un po' tutti, o si conoscono un po' tutti, quindi Ah, beh, c'è cerchiamo più di una evitare specie queste cose. comunque. Di community. Sì. Comunque abbiamo parlato subito delle cose negative, diciamo, Esatto, anche se adesso per però. alcuni non è una cosa negativa. Pregunta. Esatto, Ci sono però. tante cose belle, tipo la creazione, la creatività dei contenuti, via chat puoi fare letteralmente di tutto. Puoi Immagino. essere chi vuoi, puoi creare quello che vuoi. Poi Infatti ci sono tipo un sacco anche di mondi ispirati a altre opere che possono essere tipo anime, manga, giochi oppure anche proprio mondi originali. esatto, tipo questo qua è un mondo ispirato all'Italia, appositamente per gli italiani. E molta gente impara anche l'italiano qua dentro. Ah, e sono capitate anche tipo Oltre al gente straniera? fatto. Eh sì, Pregunta. ce ne sono tanti. Tipo Ah, oggi ho ok. beccato una ragazza francese che voleva. Che ama l'Italia e l'ha visitata un sacco di volte, soltanto che adesso che non può visitarla. Entra con il PC E si collega qua. e viene qua dentro, insomma, a parlare un po', a guardare un po' tra virgolette i paesaggi, anche se non si può Secondo me paragonare abbiamo un al mondo cavaliere qua. vero. Sì, Salve. lui è fiero. Pregunta. No, non è possibile. No, però questo è Così, è figo. arrivato veramente. È figo che appunto anche gente internazionale casomai si avvicini proprio all'Italia grazie a questo server o penso anche altri. Altro che molta gente si è anche riunita dal vivo tra amici, è come gente che tipo si conosce su un videogioco, poi dicono ma ci becchiamo dal vivo e poi si beccano dal vivo, nascono relazioni, nascono amicizie, Ci sta, ci sta. Qua però nascono abbiamo anche una litigi. domanda. Ha mai visto One Piece? Ah, io sì. Grande. Molto probabilmente avrà degli apprezzamenti perché qua molta gente segue e adora l'opera di Oda. Occhio a Dave Brando, ora è tutto picchio perché non guardo i giochi. Dave Brando è un po'
il massimo esperto. Chiamiamolo, non di One Piece, però. Boh, vabbè. Qui adesso però stiamo, stiamo divagando. Tutti gli anime sono belli, è il modo loro. Sì, alla fine... Pure gli hentai. Alla fine è un possiamo definirla arte, alla fine. Vede che c'era una mezzaluna qua, bestiale. E niente. Abbiamo anche i ballerini su Via Chat, gente che balla sui pali, non so come fanno, però vabbè. Streamers. Ci sta, ci sta. No, cioè, alla fine noi della community italiana collaboriamo con la community francese. Allora hanno la migliore community francese italiana. Ma non si fa, è come italiano francese. Pazzesco. Io però, scusate, interrompo, ma qua non è possibile che... È arrivato sovresito, io non ci credo. Dark Souls, basta. Poi niente, adesso stiamo organizzando sabato di andarci a guardare un film su VRChat, ovviamente illegale perché il link è probabilmente piratato. Attenzione, attenzione. Quindi ce lo guardiamo così a scrocco. Però figo che organizzate... Sì, però è un modo per guardarcela tutti insieme. Esatto, degli eventi comunque sociali in un certo senso. State sì, tutti sì, là e... Come guardarsi un film nel cinema. Però è tutti i film che nessuno si caga più, sono tutti tipo i scary movie, roba del genere, che ormai sono, si trovano ovunque. Beh, sì sì, ma ci sta. Però è figo che comunque in un gioco si riesca a creare una community, comunque per un paese piccolo come il nostro, e appunto si riescono ad organizzare anche eventi. A me piacerebbe organizzare anche qualcosa di meglio, tipo qualcosa tipo... gli youtuber, per esempio Yotobi, che ho visto spesso fare live o video su YouTube di VRChat insieme al gatto, mi sarebbe un sacco piaciuto tipo invitare persone famose e insieme a quelle persone famose invitare tutti i loro fan, così invece di accanirsi tutti quanti in una folla gigantesca e soffocarsi come nelle fiere, esatto, magari si riuniscono virtualmente e hanno, sì esatto, hanno i loro spazi, possono parlare tranquillamente, perché le persone famose spesso hanno questi problemi che non fanno fatica a comunicare con i loro fan, e in quel modo invece riescono più facilmente, secondo me, virtualmente. Sempre piaciuto, però vabbè. Ci sta. Non sono mai riuscito a comunicare con gente tanto famosa, quindi... Ho lasciato perdere. Però ho comunicato con la ragazza di Figo Bello. Con la ex. Ormai non lo è più. Questa mi dispiace, non la conosco. È Figo Bello. Quello di colore. Ah, il cantante. Ah, quello ci sta. Mangio pasta con tonno. Bello figo. Negro. Esatto, quello lì. Sì, sì. Ovviamente ci discostiamo sì, insomma, da questa roba. Niente. Altre domande? Qua proprio una domanda dal pubblico. All'interno dello stesso server potete fare vari giochi insieme? Penso intenda giochi da tavolo, cose così. Ah sì, dai, ti porto subito a vedere. Biliardo. Ok, arrivo subito, Pregunta. Se ti sfida il biliardo tu non accettare, Troppo forte questo ragazzo. Pregunta. Forte. Pregunta. Zitto. Sopresito, ma che fa? Dark Souls se ne va di via. Vieni. Arrivo. No, semplicemente mi sono cagato il cazzo di avere Avatar a 30 km di distanza che mi fanno crashare perché hanno quel pixel buggato. Nice. Oddio, mi sono perso. Perché la gente non sa. Ciao. Ciao. Devi attivare, sennò non può vedere. Perché c'è la gente che non sa fare gli avatar. Devi attivare qua il bottone. E noi lo teniamo. Oh, ma abbiamo un cazzo di artista, porco due. Ok. Fammi fare 10.000 screenshot. Ti cazzo. Ma qua vedi il biliardo che si può giocare in due. Ah, era un po'. Enki è riuscito a...
Ti ho detto, Daff, se hai bisogno di sapere qualcosa in più sulla community o in generale di questo posto, io ti so. Oh, Daff, ti posso mandare l'amicizia? Ecco qua. Allora, un secondo. Indossa un costume da supereroe. Adesso un attimo si va da quest'altra parte e vediamo un po' come va. Ci Sapete come rivecchiamo più fare tardi. rinoceronte? Così. Arrivederci, amici. Va benissimo. Arrivederci. Ma la cam, siamo noi la cam. Allora. Hanno detto che non dobbiamo andare in questo server e noi ci andiamo. È un posto brutto. Ma qui, raga, ancora dei matti. Ma la domanda, voi come mi sentite? Ma come faccio a fingermi 14enne? A parte che non mi piace fingere. Due, mi arrestano, cioè mi trovo attaccato. Qua servirebbe organizzare il colpo. Ok, stiamo entrando. Hanno detto di non andare su Celestia. L'avete detto alla persona sbagliata, gente. Ok, gente, siamo su Celestia. Passano 8 ore al giorno qui. Ma come? Come fai a sapere questo dato Istat? Ok, gente, nel mentre che io avanzo, guarda che movimento sensuale, che sessuale. Andiamo a incontrare gente. Io adesso devo un attimo fissare una roba. Siamo nel dark web, ma speriamo di no. Upsi. Buon dì, buon uomo, la disturbo? Patente e libretto, per favore. Arrivederci. È stato molto esaustivo. Nikita. Boh. Salve. Chissà che scappo. Ah, Valeria, praticamente Bura aveva regalato la sub a uno spettatore random e mi sa che appunto gli è capitata a lei. I server inglesi. Allora, dopo ci fiondiamo in un server inglese, va? Casomai con poca gente, perché così almeno è particolare. Butto nella pentola cosa. Okay. Anche con la ragosta? No, 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 allora, è con la giusto. ragosta io sono la sua moglie di lei, Salve! boh, è una cosa. Porca puttana! Siamo un po'. Buondì! Oh, ho Anzi, vorrei dire capito. buonasera! Nel dubbio. Buonanotte. Buonasera. No. Niente Sera. piacere? Sì,
Arrivederci. Cornelio. Cornelio. No, non ho il VR, quindi non posso darti la mano. Allora, facciamo così. Sì, io ce l'ho, dimmi. Salve. Non so neanche come fare... salve comunque. Siamo degli inviati di delle Iene. Stiamo un attimo facendo così delle interviste alla gente. Ogni tanto mi capita. Ah, ok. Sto giocando Lethal Company e sbagliato il mondo. Dimmi. No, a parte che io sono confuso nella vita, però adesso a questo punto non tanto. Vai. Fa crashare troppo. Sera, buonasera. E niente, lei frequenta spesso questo posto? No, no, meglio di no, meglio di no. Che poi prima volta, devi chiederlo a lei. Lei deve essere intervistata. Lei? Lei, Api. È stato divertente. Salve, siamo delle Iene, possiamo fare un'intervista? Sì, ma certo. In che senso delle Iene un'intervista? No, in realtà non mi hanno mai preso, però... non è vero, è una cheghe. Dimmi, dai, vai. Frequenta spesso questo posto? Ma, sì. Se non lagga, sì. Ah, ci sta. Niente, ha mai incontrato un utente che si chiama tipo Sobresito? Già dal nome dice molto. No, è perché penso un utente ispanico che però è un po' pazzo, quindi stiamo un po' girando qua in zona perché sappiamo che è passato qua. È un po' pazzo per Gesù. È un po' pazzo per Gesù. Allora, non so quanto sia fedele a Gesù Cristo, quindi non saprei. Ascolta, ma dopo... cos'hai, un canale? Che cos'è, il Twitch? Il Twitch. In realtà attualmente siamo in diretta. Sì, ma tipo dice... Pregunta. Appunto, ma tipo... Lui era il mio cameraman. Twitch, YouTube... Twitch. O i segnali di fumo. Porca puttana. Oh, che è sta musica? Sono matto io, non sento. Scusate, mi allontano un secondo che vado a impostare una robetta. Vai. Posso seguirti? Sì, sei una rana. Non sono una rana. Sei una rana. Ma dico a mamma se continuate. Dove cazzo ti rifacciamo? Dica. Ok. Aiuto, sta laggando di brutto. Che palle che non mi carica i modelli. Un boomer. Bamboli, non rapire le persone, bamboli. Una costona. No, mi sta... Ma che bel topo, lo sai che una volta ti ho trovato sotto un mattone? Scusate, rientriamo subito. Io vado in spiaggia a vedere chi ci sta. No, che la protezione attiva ce l'ho, perché se no mi crasha, mi lagga il gioco. Ho messo tutto a basso per un motivo. Quanta formalità in tutto questo. Ecco. Scusi, signor Sato. È un inquadrando. Ah, minchia. Why is he following you? Non guardare Gojo negli occhi. O potresti non tornare qui. She's following me. What do you mean? Ma che c'è, Naragosta? Ma c'è Naragosta Bloom. Io Thomas. Ha il mio stesso colore della divisa, ma che è? Can you cuss him out in Italiano? I don't know Italian. Shut up. Hello. Hello. Can you cuss him out in Italian? I don't know Italian. Ma essere raccomandabile. Brutto figlio di puttana. I am Sobresito. Why my call? English and Spanish. Pregunta. No. No. Pregunta es. Pregunta. Pregunta. Is Spanish, in Spanish. Spanish. I think. Spanish.
Pregunta. Di sto gioco che è così random. Cioè non esiste un discorso di senso compiuto qua dentro. Cioè è tutto nuovo. Api, non si urla, sii una persona. Hai ragione, c'è una mommy? Troppo. Oh, ma che me sta succedendo? Oh, sto matto. Ciao, Facci. Ascoltale, va bene. Ma che succede qua? Io devo ancora capire come funziona sta roba. Non lo so. Non lo sto capendo. Mi sento spaesato. Fare festini in garage. Festini in garage? Aspetta, ma non sono legali. Come fate invece? Aspetta. Festini in garage. Dov'è il ballo? Ballo. Sì, concordo. Vai Ale, dove sei? Scusate, Ok. Io... Quanto sta facendo questo? Guarda... Nessuno. Ma adesso è un uomo tigre, ma che sta succedendo qua dietro? È un casino! Sì, c'è... Anzi. Siamo degli amici. Allora, siamo degli amici. Ti stai godendo Celestia? Come? Ti stai godendo Celestia? Dai, sì, per il momento gente tranquilla. Sì, te l'ho detto che era abbastanza tranquillo questo posto. Ci sta. A parte per il tizio da fuori che ti va con cose ambientali, quindi ti crasherà da un momento all'altro. Perfetto, io perché attualmente ho messo tutto normal, un attimo è successo un casino. Scusa, un attimo. Ma dietro cosa sta succedendo? Ho visto un attimo un lampo, certo. Si è spaccato giù tutto. Sembra di fare una lampa. No, è un uomo che... È un tizio che ha attivato un avatar ambientale, quindi lo vediamo tutti. Posto. È andata fuori la finestra, dalla fuori. My guy's English is 10 out of 10. Lanciato. Oh, però qua sì, si potrebbe imparare l'inglese, Allora, vado un attimo con un'esplorazione, che qua vediamo un po' cosa può accadere. Ma qua c'è un piccolo esserino del bosco! Salve! Che? È un gatto. Ops. Anche è un gatto, è un verde, lo vedi? È un gatto del bosco! È un gatto! Ciao bambini, benvenuti nel boschetto verde! Mi sunto. Boschetto verde! Ci devo andare. Oh merda. Cos'è? Non so perso. Sono assonnato. Nessun problema. Ma quanto sei carino, Don Agosto. Chiunque vorrà fargli del male dovrà prima passare su di me. Oh, rabbia. Oh. Grazie per il tuo favore. Cos'è sto rumore che c'hai tu? Il mare, cos'è? Sì, che gioco sulla spiaggia. Sta arrivando la pula, via che arriva la pula. Leone, leone, mio padre. Ma hai cambiato Leone. Ti svolta pula e la gigante. Lui che ti ha fa arma o cacce. Ma brunette me chapeau de paille. Je te fais voyager. On se verra loin de là e la gigante. No, raga, c'è un problema qua fuori. Che cazzo sta succedendo qua? Oh, è un casino! Ma che è qua fuori? Oh! Ma che è? Stiamo andando indietro nel tempo? Porca di quella puttana! Fra poco incontro Napoleone, oh! Ma che cazzo... Salve! Buonasera. Ma lei, ma perché ha abbandonato essere un moderatore? Scusate, ma io non riesco a vedere la chat, perché? Non mi ricordo. La fine del mondo. E infatti non chi l'ha partito? No, gli alert bisogna fixarli quando online. Gioco col VR. Sì, entro una volta ogni volta di papo adesso. Voglio trovare altra gente adesso. Ma che è? Un buco nero? No, mi fa paura, pare un iride. Oh mamma mia. Salve! Anche lei da queste parti?
Grazie per la sua risposta. La perversione stia nella persona che sta cercando. Mi sa che qua crasha giù tutto. Io forse ho capito perché lagga, perché la gente sta scaricando i modelli. La prossima volta mi preparo una live migliore. E un attimo, quel buco del buco nero, un attimo, è stato letale. Salve! Oddio, c'è stato un follow. Scusate, che mi sta laggando tipo in una maniera incredibile. Aiuto! È un casino! Hell yeah! Grazie per il follow. Madonna, è crashato giù tutto. Madonna, madonna, è cascato l'impero, eh? È cascato l'impero. Aiuto. Oh shit, the sun. Buonanotte Giuseppe, buonanotte, buona giornata per domani. Aiuto. Allora, facciamo un attimo una roba. Questa è per l'ultima volta. Adesso quitto dal VR e entriamo con il web, perché sennò qua da, cioè da desktop, perché sennò qua è la fine. Perché proprio mi sta abbandonando. Quindi riattiviamo la webcam. È molto probabile mi si vedranno tipo i segni incredibili. Ok, qua facciamo sparire tutto. Penso che dovrò, tipo, questa sarà una roba per più in là, dovrò potenziare il PC, perché penso che il lag sia dovuto al fatto che deve renderizzare, tipo, non so se è come i vecchi VR, due volte sul VR, è un po' un casino. Mi dispiace, perché secondo me al massimo o si fanno tipo stanze private, perché questo ha gestito 30 persone su stanze semplici, e allora secondo me lì io lo riesco a gestire. Se no alla fine. Adesso andiamo, ritorniamo però in modalità desktop. Non voglio più entrare in questo posto. Che gli è successo? Che è successo, Twister? Cioè, aspetta, in che senso? Cioè, proprio, c'è stata proprio una fece enorme che dici non è concepibile? Tutto un caos. Vabbè, ragazzi, ma tanto qui le feste così. Adesso perché devo rimpostarlo? Qua mi rimetto la web. Ma così in tempo reale. Ok. Che? No, qua... Qua è d'obbligo. È d'obbligo andare. Come avete visto, questa live... è...
questa live molto probabilmente o fa il volo o ci sarà una grossa censura. Regà, è l'esplorazione. Oh, io però spero che vi sia piaciuta come, come roba. Allora, voi pensate che doveva essere in realtà un po' più in grande, perché ci devono essere anche altra gente, però abbiamo avuto proprio dei problemi. Sempre con qualcuno. Aiuto, io ho paura con... Ma veramente adesso qua non si vede niente. Mi ha fatto pian colpo. Però dai, io voglio fare una volta con tutti voi e casomai con qualcuno che trovo su R chat, tipo lo chiamiamo un party e li invitiamo tutti dentro. Aspetta che un attimo qua c'ho paura. Tizia coniglia in inglese. E dove sta? Oddio, c'è un Sonic? Sonic! Cioè, oddio, non... anzi, è più uno Shadow. Salve! Ciao. Come va? Fa male, perché i miei amici mi stanno abbandonando per un pervertito. Ma come? No, no, adesso lo andiamo a risolvere. Vieni con me. Ok, sì, sì, andiamo, andiamo. Ma che fa? Ma che sta succedendo qua? Allora, io sono un mediatore perché ho fatto un test, quindi ditemi tutto che risolviamo. Ah, hai fatto un test, allora sei un mediatore, vediamo. Dai, dai. Cosa farebbe il mediatore modello? Come primo passo? Ho paura a relazionarmi, quindi scappo. Però sono un mediatore. Ok, è pronto. Vai. E sono tutti tuoi. Ok, che cazzo è successo? Te l'ho appena detto, questi due mi hanno abbandonato per parlare con super partito di merda di Lichirio. No, no, ma allora questa è un'accusa pesante, io mi aspetto una querela se non, non ci sono delle prove. Chi è che mi deve querelare? Non ne ho idea. Qualcuno comunica ancora con Zeffi, davvero qualcuno perde ancora quel tempo. Guarda, mi ignorano pure. No, no, qua un attimo è partito un casino. Molte cocenti. Perché io faccio il mediatore, ma lo faccio male. No, no. Come il mare, diglielo. Zacchiro dice che la vastità del cazzo. No, perché scusa, non ti. No, io mi dispiace, ho mediato, mediato. Ritorno dentro la casa. Sì? Diglielo per Dartman, sono riuscito. Ok. Ciao belli, ciao belli. Ha detto che con questa informazione ora si parla. Buonasera. Salve. Senti, allora. GG per la bio che hai cambiato. Ah, grazie. Nessuno ci fa mai. Come la casa no? Ho scoperto che molta gente non sa leggere. Ha detto che ti vuole bene. E tra quelle persone ci sono anch'io. C'è sempre tempo per imparare. Vero, vero. Basta però, dai, cioè, chiedimi qualcosa. Il centro della me. Bisogna andare un attimo. Come ho detto, mi allontano un secondo. Il problema vorrei evitare. Vorrei evitare la cioè la musica coperta da copyright, ma pare che mi ci sto avvicinando. Come? Guarda, io sincero ho un po' paura.
Ma io ho paura di sta roba, oh! È terrorismo psicologico! Salve! Ciao! Come va? Tutto bene. Come vanno le interviste? Male, grazie. Attualmente, un attimo, è successo un casino, perché ero entrato in mezzo a un dialogo, io perché ho fatto un test, sono un mediatore, ho provato a risolvere, ma penso che ho peggiorato. Ah. Perché pensi di aver peggiorato? È perché i toni si sono alzati e poi niente, ho fatto un casino. Oh, mi è crashato. Qui su Celestia è un buon posto per fare. Aspetta che mi sollevo, che tu stai guardando in basso e c'è il VR. No, no, adesso me lo sono tolto perché un attimo, siccome c'ho un PC che è fatto con due patate e una carota, in pratica quando ci sono tipo un miliardo di poligoni salta in aria. Però adesso... Qua dentro che ci sono 48 persone, 50. Esatto, oh. È stata la scelta più geniale. Uè... Duffman, allora, sì? Ti sto dicendo prima che sono riuscito a procurarti un'altra intervista con il futuro staffer. Ah, ok, figo. Che adesso dobbiamo ritrovare. Ok, dai, allora andiamo in missione. Scusate, ragazzi, scappo che ho una missione. No, ci si ribecca. Ciao, sì. Good luck. Andiamo a cercare. Ok, ricordate ragazzi, la Pasqua è alta. Oh, qua intervista manetta. Vada la tizia e dai, vaffanculo, guarda che gli ha insegnato. Ma quella è inglese? No, quella bro, dopo ci dobbiamo riparlare, eh. È d'obbligo. Oh, mamma mia. Forse qui non dovevamo entrare. Ho paura. Ragazzi, il prelievo del sangue, no? Solo che diciamo che mia madre non mi ha detto che la... Sto impazzando anch'io. Ma nessun problema. Comunque, come si presenta secondo voi questo content da rifare? Allora, il fatto è che... Sì, ma senza VR, ok. Manco con l'inquadratura, cioè, ipotetica... Ma nessun problema. Netandi, hanno droppato la M-Word e la F-Word. Anche se tipo riuscissi a ottimizzare gli FPS, la vedo dura, eh. Ma quello è Cristiano Fabretti, oh. Uno di meno Mati e Down. Ha parlato il primo. C'è anche Frost. Vedo andare avanti con il Corador. Ah, ciao Digito. Ciao ragazzi. Salve. Siamo pronti? Sei pronto? Oppure gli diamo un po' di tempo? È vero. Dai, va bene, ci sto. Va bene. Namo. Allora, prima facciamo le presentazioni. Lui okay. È Nikiti, futuro staffer. Salve. Sono già staffer. Allora, ti presento Nikiti, lo staffer di Celestia.
Ah, beh, piacere. Adesso scusami, non sono su VR. Come va? Tutto bene, tu? Tranquillo, va bene, dai. Un po' di relax, un po' di tranquillità. Giornata un po' pesante? No, giornata, devo dire, tranquillissima, però. Ci sta, ci sta. Te invece cosa hai fatto di bello? Ma adesso stavo un po' girando per VR Chat Italia per fare delle interviste un po' così e via. Però... Come mai queste interviste così? Questa è la curiosità. Bello, è un canale. Allora, attualmente è perché, ecco, forse era meglio dirlo, siamo attualmente in diretta, quindi non so se appunto vuole... Okay, ok. Appunto essere filmato in diretta. Allora, diciamo benissimo. Fai ricorso, Nichirin, prendi soldi. Prendi soldi. Ok, ok, allora mi sa che ci devi pagare un po' tutti. Vai a fare un po' il giro. Penso che da domani mangerete caviale. Aiuto, magari. Quando? Cioè, se vuoi ti lascio subito il bonifico. Guarda, se domani esponi querela, penso che subito arrivano subito i soldi. No, lasciamo stare la querela, ti do direttamente l'IBAN, mi paghi direttamente lì, facciamo. Ok. Saltiamo la burocrazia, è troppo. Giusto, anzi, non, in realtà non arriverebbero subito i soldi durante una querela, ma dovrebbe aspettare. Tutto, eh. Ok. Sì, pure interessi. Facciamo tutto subito. O almeno non paghi gli avvocati. Meglio di così. Giusto. Cosa vuoi? Cioè, non ve l'ho fatta. C'hai il VR? Allora, ho il VR, ma il problema è che io ho un PC patata, e quindi quando sono entrato qua, un attimo, anche in altri server italiani. Come? Che scheda vi 5600 XT è una Radeon, però tanto bisognerà cambiarla. Okay, sì. Ho capito, un po'. Tanti rispetto. Cos'è che stava succedendo? Scusami, stavi girando per i mondi? Così, facevo 4 chiacchiere così, un paio di domandine e così via. Però giusto per conoscere il mondo di VR Chat ad altri utenti. O cose così, insomma. Vabbè, sì. Tanto per la maggior parte del tempo è tipo Mirror Simulator. Sì, però... ci sta. Allora, tanto alla fine, diciamo che più... La maggior parte del tempo è tipo Mirror Simulator. Esatto. Ogni settimana, ogni venerdì, poi ne fanno uno al mese. E sono un po' tutti diversi. Cioè. Però, principalmente, tanto questo è un gioco per comunicare. Comunicare, c'è anche qualche gioco che si può fare. Sì, però giusto. La maggior parte è comunicazione. Sì. In tanti può essere dissociativa, presa nel modo sbagliato, e aiutare invece se qualcuno... Metti caso che tema, prego, qua si mette a parlare tranquillamente, può un attimo sbloccarsi. Esatto, secondo me può aiutare a rompere quel muro che è la timidezza. Sì, sì. Può aiutare, perché poi dipende, magari qua sei un po' meno timido, poi fuori sei sempre uguale. Esatto. Però secondo me in un certo senso può dare una mano, almeno un po' a sbloccarsi. Bella Eckhart. Esatto. Sì. Sì, può dare, può... Ti traumatizza, sei vista traumatizzato. E... Comunque sì, passate su Celestia e basta, cioè fatevi un salto qui, siamo in tanti, mm-hmm. E divertitevi ragazzi, cioè, chi vuole provare. Dai. Assolutamente. Ci sono di community italiane, ce ne sono abbastanza. Io adesso perché seguivo davvero poco la scena italiana, ma proprio in generale VR Chat, c'entro quando letteralmente schiatta un papa, ma questa qua è tra virgolette nuova come community o esiste già da mesi, anni? Allora, io relativamente ci sono da poco.
Ok. Però c'è, c'è ormai da, da un bel po'. Cioè, ho già cambiato. Lei si è stata acquisita. Da quando cosa? Si chiamava... Da quando sì, era la vecchia Foundation. Ok. Prima si chiama Foundation, poi hanno cambiato gli admin e è diventata Celestia. Ah, beh, ok, ok. Infatti, ma... ci sta. Mi manca il tizio che c'era prima. Figo, figo, però. E... tipo organizzate tipo anche eventi con la community o... Sì. Ok. Ogni, ogni venerdì. Ah, ok, quello che mi dicevi. Venerdì barra. Fine settimana c'è, mm-hmm, c'è un evento e poi c'è un evento mensile che dipende da... da cosa si vuol fare. Adesso c'è tipo il sì, 17, ci sarà un drink night, poi ci sarà un barter, un gioco... Mm-hmm. Sempre qua sopra chat ci sta praticamente raduni persone, ci sono killer, c'è chi scappa e ci si diverte un po' anche. Figo, figo. Sì, sì. E poi ci sono ovviamente altre community. Mm-hmm. Principalmente Celestia è per appunto se vuoi andare a una lobby a parlare con persone e tutto. Poi c'è per esempio un Pure Chat Italia che è simile a Celeste come stile. Poi mm-hmm, c'è Club Italia che punta più agli eventi. Ah, ok. Tipo, una volta al mese ci sono DJ, cioè ci sono DJ set tipo, anche DJ live fanno, e, stranieri e non, dove si uniscono tutti in una mappa e suonano. Quindi... ah, cazzo, però... cioè, fighissimo che riuscite a contattare anche gente proprio fuori da, dall'Italia. Ma non è tanto poi così difficile, perché alla fine basta che conosci un po' di gente, perché non ci vuole niente andare a parlare con degli americani, per esempio, qui. Mm-hmm. Certo. Però... appunto è figo il fatto che comunque in un certo senso, nonostante ci siano community e la lingua ci, in un certo senso ci fa da barriera, riusciamo comunque ad essere così, diciamo, connessi, o comunque riusciamo a, appunto a comunicare o comunque creare connessioni. Mm-hmm. Sì, anche perché Vole Chat in generale ha aiutato molte persone. Magari persone che si hanno dei problemi magari a socializzare e tutto, si sono aperte qui su Vore Chat e hanno iniziato un po' a, diciamo, migliorare in generale come, come socializzazione e tutto. Questo è un esempio di tanti, c'è veramente tanta gente che ha aiutato. È molto probabile, perché comunque sicuramente ti sblocca e ci sta, ti porta a fare cose che non faresti in una chiamata che può essere Discord, come può essere Telegram, ma può essere un modo diverso per vedere una community invece di, cioè comunque stai dietro a uno schermo, ma almeno c'hai un minimo in più, minimo di umanità in più, mettila così. Esatto, anzi forse il fatto che si deve parlare si riesce a capire anche quando qualcuno è ironico. Un'intervista. Salve. No, no, quella magia. No. Ho paura di quel bastone. Aiuto, Amon, i miei FPS te, me li hai proprio bruciati. Via. Spariti nel nulla questi FPS. E niente. Però davvero bel lavoro. Insegna a ottimizzare. Guarda, se immagini ti ottimizzare. Vabbè, però se uno vuole avere un avatar, dico, anche ci sta. No, ma era la mia era una cosa ironica, nel senso... Ma...
Ma ti balla il cappello? Uno che insultava a destra e a sinistra. Ah. Quello vestito da sì, Sonic, quando parli... Quando parli... Fa così così il cappello, bellissimo. Ma è quello tipo di Harry Potter? Può essere, boh. Bonk! Però tutto qua, anzi, grazie un attimo per il vostro tempo, adesso voglio andare un attimo a fare altre esplorazioni, però grazie mille per la chiacchierata. Guarda, se ci sono altri staffer ti diverti, ci messo tipo il giuri, tipo... Ok, capo. C'è auto incazzata lì. Ma adesso, senza che disturbo lo staff, giro così... E vediamo un po' cosa succede. Sì, vai, diciamo che sei entrato una sera. Grazie. Gente, vai, vai. Grazie mille, arrivederci. C'è anche tutta la spiaggia, lì trovi di tutti i tipi, di tutte le personalità. Ok, allora mi sa che farò un salto là. Grazie mille. Ciao. Bravo. Grazie a te. Ciao, bello. Buonasera, Gigina. Un attimo, ci è voluto un po'. Buonasera. Buonasera Gigina, grazie mille per la sub. Grazie. Grazie mille per gli 8 mesi. Gentilissima. Come va? Spero tutto bene. Ah, oddio, questi dello staff mi arrestano. Qua posso rubare qualcosa, tipo il pane? No. Come. Perché ho un cerchio bianco? Aiuto, un attimo... Fa ballare... Oh! Wow! Tutto tranquillo, Gigina. Siamo qua adesso in un gioco social game. Oddio, ma è Pietro Smussi lui! Ma c'è lui, oh! Kizaru, mio padre! Buonasera! Buonasera, a posto? Tutto a posto. Sono atterrato qua. Cosa? Mi sono proprio cagato addosso. Ma che diavolo? No, no, io ho paura, ho paura. Voglio andare da altra gente. Però da quante ore? Minchia, 2 orette, fra poco cambiamo il contenuto. Assolutamente, però posso dire mi è piaciuta come esperienza. Sì? Allora, voglio fare l'intervista adesso che devo andare a cambiare gioco io. Ah, certo. Mettiamoci in un posto dove capire. Ok. Dopo andiamo... capiamo, casomai chiudiamo con questa intervista. Comunque sono il tuo Caronte che ti ha portato... Esatto, esatto. Ma trasportato. Però vabbè, anzi ci sta. E niente, però è stata una scoperta. Ma in realtà ti dico, le cose che ti hanno detto sono una minima parte che ci sta in questo su questo gioco di VR chat. Mm-hmm. Perché leggo anche tra i commenti che dicono che è meglio su Discord, che è più male invece con Avatar. Però diciamo che cioè qua il fatto secondo me è anche che poi cioè il fatto che tu hai un avatar casomai stai un po' più sicuro, ecco, perché casomai c'è delle tue insicurezze sul tuo viso, corpo, qua al massimo le puoi nascondere, diciamo. Però appunto puoi c'è il fatto qualcosa carino che esatto, cioè guarda il mio avatar che è completamente a caso, l'ho preso completamente a caso soltanto perché potevo mettere gli oggetti. Però sì, cioè l'avatar è una roba personale.
Ma più che altro perché personale è anche un modo per dire chi sei, cioè vedi con questa cosa di Utao dici ah questo gioca Genshin Impact, poi metti Esatto. caso ci metti a parlare di Genshin, già lì ti sei fatto una bella chiacchierata con qualcuno che effettivamente l'hai conosciuto qui sul momento, Esatto, però sì. ti dico, via le chat non si scopre in una serata così. Perché se ti dovessi dire tutte le cose che fanno qui sarebbe un lunghissimo. Cioè Un posso librone capire anche il incredibile. fatto. Ah, perché io più che altro che sto qua da gennaio per motivi che leggi sulla mia bio, quindi sembra che tu sia spiegato. Io perché non preferivo sto gioco, perché mi sembrava strano proprio anche qua che leggo. Sono un po' diffidente, no? Tu entri in un posto dove vedi un furry che inizia a sparare nel world a caso, e dici ah, questo gioco è fatto così. Ma se vai sulla tua incompletezza, si dice, non lo so, e vedrai che c'è dietro questi schemi, dietro questi avatar ci sono tante storie diverse. Certo, alcune persone qua vengono perché c'hanno voglia di sfogarsi, di parlare con qualcuno, di fare amicizie, ma ci sono altri invece che effettivamente Buonanotte, Olly. Certo. non sono qua per questi motivi normali. Cioè, c'è gente che ho conosciuto, uno come me che sta qua da 4 anni e doveva stare lì dei mesi, come tu immagina, poi un'altra ragazza che non so se si può dire che ha tentato di fare 0-1 IRL, Ok, cose est abbastanza estreme, quindi. cose abbastanza estreme che non ce la faceva più, la stanchezza della vita, e che poi è venuto qua su via le chat e si è trovata di fronte a tante persone di buon auspicio, mi sono su cercarle. Beh, però spero che la Poi situazione si sia migliorata. ah, per lei è sicuro perché sta qui da anni, io ho detto, c'è sta Ah, gente qua ok. che sta dal day one e conoscono tutti. Quelli che ti ho fatto conoscere io è perché sono quelli più simpatici, a parte Enki, però vabbè. Però invece altri se dove chiedi la loro storia vedrai tanti di quelle sfaccettature che proprio fuori di testa. Capito. Quindi, ecco, non vorrei che ci fosse questa diffidenza nei No. confronti di via le chat. Allora, secondo me, come hai detto te, casomai in una live, soprattutto la mia, che adesso è fare interviste, che casomai è la scusa anche per fare due parole, però sicuramente diciamo che appunto se viene analizzato meglio sicuramente ci sarebbe più un altro punto di vista su questo gioco, ecco. Sì, ma te l'ho detto, ci stanno cose qua che sono di fuori dalla vostra portata. Ci sono anche gli psicologi su via da chat, cioè si immagina Ah, beh. quanto può essere. Sì, perché mi sono fatto lì da. Proprio, sono andato io proprio a chiedergli come facevano e ti dicevano anche che le loro sessioni, alcune erano gratuite, altre Ok. invece dovevi pagare 50 euro, cose così. Però la gente che ha studiato, gente che appena ti vedi con l'avatar già capisce tutto quanto, già come sei. Capito. Poi Però è interessante, diciamo, questo sottomondo. sì, guarda, te lo posso assicurare, io quando sono venuto non mi sarei mai aspettato di trovare questa cosa così diversa dai luoghi comuni che circolano sempre in rete e tutte queste cose così. Da gente che sta qua per fare amicizia, gente che ha avuto dei problemi anche gravi. C'è un tizio che sta pure sulla sedia a rotelle, poverino, che però Ambe. quando sta qua ti fa anche un sorrisone. Ti ho detto, Ma perché io più che ci altro sta.
non è che li conosco, io li vedo, li incontro e chiedo come stanno, qualche volta ci parliamo di queste cose perché qui il tempo scorre in maniera un pochino diversa dal mondo reale. Figo, Sto qui però. da gennaio, ma mi pare che sto qui da 2 anni, penso. Vabbè, però appunto ci sta che comunque si creino connessioni, nonostante non si riesca a vedere ad esempio una persona, ma tramite solo un avatar. Però Esatto. Più che altro la ci differenza è sta. che su Discord qua conosci 40 persone in un'ora, poi cambi un altro server e ne conosci altrettante anche lì. E dopo vedrai sempre gente che già ci sta, gente nuova, gente che è. Quindi è molto più diverso. Poi chi lo sa, puoi fare anche amicizia, io ho qualche amico qua, quindi. Come ha detto quel ragazzo lì, l'ho conosciuto anche qua su VR Chat, adesso ci parliamo anche su Discord. Quindi in maniera. Se volevi sapere qualcos'altro nello specifico, perché io proprio l'ho divorato questo mondo, Magari si potrebbe organizzare qualcos'altro in futuro, però è stato un piacere conoscerti questa sera, Digital. ma anche per metà non c'ho nulla da fare, anzi, mi hai svoltato la serata. A posto, sono contento. Adesso più che altro penso di sloggare, però ci si ribecca. Sì, adesso tanto ti seguo, quindi Ah, vabbè, c'ho grazie. voglia di passare su Twitch che non sono grande intenditore di Twitch, però Ma tranquillo, quando vuoi. per poche volte ci sto, va bene. Dai, intanto saluto anche la chat che si sta andando alla buonanotte. Grazie mille ancora, Digital. Buona serata. Niente, dai, buona serata anche Ciao! a te. Ciao. Oh, io, regà, mi ritengo contento di questa esperienza. Non so voi, ma io mi sono divertito a fare due chiacchiere così e così via. Allora, io adesso volevo fare proprio un altro gioco. Adè, vediamo un po' cosa combinare. Però mi sono divertito. La missione War per me è andata molto bene. Ok, allora. Oh, buonasera donna. Come sta? Spero tutto bene. Allora, io, sincero, vorrei andare avanti su Fallout 4, ma vi direi un attimo di attendere. Più che altro, l'unica cosa che mi ha dato un po' fastidio è il calo di frame rate, perché VR Chat mi piace giocarci quando ho il VR, perché posso muovere articolazioni e via. Però vedremo in futuro se riusciamo a potenziare la scheda grafica, perché sarebbe top. Ma va tranquillo, Twister, anzi, grazie mille per la compagnia e grazie per essere joinato. Un attimo, più che altro dovrò un attimo patchare la live perché c'è stato dei drop abbastanza micidiali, quindi secondo me una mezz'oretta la tolgo. Mi devo ricordare come ho editato, così almeno questa live integrale scomparirà, rimarrà la parte finale. Dai, è andata bene, abbiamo conosciuto vari admin di vari server e via. Grazie mille, Gigina. È un po' nella mia indole. Va tranquillo, Twister, non ti preoccupare. Sapete cosa? Io vorrei fare il mio ritorno, se lo ritrovo, mi sa che l'ho perso, qua, su Cube World. Però la versione alfa sto giro. Se il volume è troppo alto, urlate. Buonasera Nico, come va?
No! No! Gli spariamo, gli spariamo. Non parte. Ma non parte, è la gag che è andata male. Tutto bene, Nico. Tu invece come stai? Esatto. Certo, certo. Abbiamo giocato a GTA 5 quando facevamo le gare. Ma è un peccato che non le facciamo più queste gare, perché a me gasavano. Bisognerebbe riorganizzarle. Allora, se metto così, il gioco mi urla, scopriamolo. Allora, Q-Word, almeno questa versione è del 2013, ma l'apprezzo tantissimo. C'è ancora il mio Dalfino. Quasi quasi, io ci ritorno. Aspetta, perché qua non vedete niente, giustamente. Oh, dai, sono contento. Dai, dai. Mi fa piacere che comunque hai aperto un'attività. Oh, ma sta una mena col caricamento. Buonanotte, Netandi. Mi sa che sarebbe opportuno creare un nuovo mondo. Mi stanno menando a caso. Vediamo un attimo. E che cosa fai, Nico? Se posso sapere, ovviamente. Bella, Leo! Allora, ce l'avevamo quest'estate. Ma chi ha mangiato? Il lupo, qua! Ardaie, qua... 2000 mai. Ci stiamo lavorando, però, a un terzo server. Ma perché a questa distanza di rendering che pare il portatile di mio nonno? Oh, cazzo, spero ti piaccia. Allora, non mi ricordavo di avere il martello e non capisco perché ogni tanto deve tirare una laggata clamorosa. Scusate, imposto alcune cose e via. Buonanotte, Twister. Allora, la nostra rana era a livello 2. Siamo tipo messi malissimo. Però va bene. Però comunque, ecco, Leo-chan, attualmente un server Minecraft ci stiamo appunto lavorando, ma non sarà per quest'estate. Ci servirà del tempo. Ma mi sta laggando la telecamera? Oh mamma mia, ma com'è possibile? Davvero questo gioco mi fa laggare la webcam? Ma che è sta roba? Ma sapete cosa? Il gioco più pesante della vita. Io mi aspetto tipo una chiarata di Dio, Buonasera, Merlocchio! Da quanto tempo? Mi è letteralmente crashato tutto? No, mi sta per fare tipo un attacco nucleare. No, mi hanno hackerato la città. Ufficialmente. Non sta andando via. Ok. Se provo la versione non alfa, quella che c'è su Steam, ahimè è un po' terribile da giocarci, però ti direi anche dai. Ovviamente personaggio rana. Loading, si sta caricando. Ragazzi, io adesso non... qui adesso si scava nel passato. Chi ha mai giocato a Prototype?
Ma ecco, letteralmente Yaki, sempre più mio padre, letteralmente, un grande. Un secondo che... Io ho ancora il mio salvataggio, cioè è pazzesco. Cioè ho cliccato sulla... Ok. No, non volevo fare continua. Andiamo con piedino, va? Non me lo ricordavo così. Ah, era pure schiattato. Ma sta lagga tutto. Ma com'è possibile? No, ragazzi, ma com'è possibile che mi lagga pure questo? Ok, no, forse era per ricaricare tutti i cubettoni. Ok, ci siamo. Madò, bellissimo. Io c'ho, ho Prototype 2 sul mio PC e cascasse il mondo e da anni che provo a farlo partire. Ma non va! Il gioco non va! Crasha sempre! Ma com'è possibile? No, ma che non è il PC cinese, è il gioco cinese. Che poi non è cinese, è tipo tedesco. Mi pare, eh. Sta a vedere, ho appena detto una cazzata assurda. Però, bomba. Oh, io ce l'ho per PC acquistato. Niente. Non posso... Io c'ho un minuto. Se non di meno. Ciao, Paio! Qua cos'è? Le rovine? Ah, ma qui le abbiamo già fatte. Io mi devo ricordare cosa abbiamo. Ah, ma noi abbiamo la barchetta. Allora, dovete capire che questo gioco... devo scaricargli la mod perché sennò è terribile. Paio, grazie mille per il follow. Questo gioco... noi siamo un guerriero e la lore si genera a caso. Ogni partita genera un mondo unico e la lore, tra virgolette, è mezza unica. Noi adesso qua abbiamo fatto, vedi qua appunto parlava, in tempi antichi Ulanians, cioè appunto mi pare abitò qui, sta a vedere, ho detto una cazzata incredibile. Impossibile giocare, no, del dissing, io devo, ce l'abbiamo il gatto? Porca troia, ho tirato un pugnazzo di Dio. Ma possiamo farle fuori le api, perché adesso collezioneremo sconfitte. Belair, buonasera. Come va? La vedo dura, eh. Famu. Ok. Dai! Ecco, colpo caricato, andata a puttane. Ok. Buonanotte, Merlocchio. Se provo a fare una roba del genere... Ok. Porca... Ok. Fortuna qua c'ho la bazza del Papa, che è la più forte. Boh, non è vero. Dovremmo fare dei dungeon per ottenere equipaggiamento bellissimo. Guarda qua, sto a fare le tecniche di Zoro. In realtà dovrei avere anche tipo uno scudo. Però, sapete, mi piace andare con una clava. Aspetta, aspetta... No! Sono un cretino! Vabbè. Ma l'hai creato... No, no, questo è un gioco creato da una persona chiamata Wallai. Andiamo con la barchetta, seguiamo il fiume e via. Impossibile giocare. Allora... Si vede qua questi puntini bianchi. Aiuto! Niente, mi sono entrato dentro un albero.
sono dei dungeon o robe così. Dove si scarica? Allora, questa versione la potete trovare su Steam, mentre la versione alfa gironzolando sul web. Però vi direi di aspettare una futura versione che arriverà, speriamo al più presto, che è la versione Omega. Stiamo lontani dalla sirenetta, per favore, che 4 stelle ci fa il culo. Ok. Peccato che i tasti non funzionano, non posso gestire la telecamera. Quindi niente. Alessio, grazie mille per il love, ami. Gentilissimo. Ah, vedi qua che c'è star villaggio. Il villaggio di Argor. Andiamo un po' a vedere. Oh, siamo da Ancona. Potevo andarci anche con il flauto, però... Bomba. Buonasera, Robert, scusami, ti sto palpando. Molto probabile. Come fai a piacerti gli altri villaggi? Mi accolgono. Allora, io non so se questo è un dungeon, perché non pare contrassegnato. O forse è una casa normale. Ma così? Pancia sotto? Ecco, questo è un quesito importantissimo. Pancia sotto o pancia sopra? Quando dormimo. E via, città di porto, via. Allora, qua dopo c'è tutte le magagne, mi pare. Qui tutte ste robe. No, io Derald c'ho paura di questo. Allora, noi ci abbiamo 133 bombe, ma mi fai vedere l'inventario? Com'era? C? Terribile, no, non è questo l'inventario, credo. Era B. Potremmo andare di spada? Ah, questo è più uno spadone? Sì. Una spada normale? Ok, qui sì siamo tipo più guerrieri. Sì, io dovrei controllarmi anche l'inventario. Che mi scordo sempre il tasto, gentilmente, ed è B. Ah, questo per il ranger. Ah, e però abbiamo una chest verde. Allora, io proverò per la prossima volta a fixare la versione alfa, perché la versione alfa è quella che ha appunto la possibilità di salire di livello, perché qua i livelli non esistono. In realtà potremmo crearci un personaggio con l'arco. Che casomai svariamo, perché io ho sempre giocato con la spada. E c'ha le sue abilità. Oh, io ho un nuovo personaggio. Dai, dai. Facciamocelo. Sempre rana. Umano, via, via, via. Eccolo qua. E mettiamo ranger. Se no c'è mago. Il rug. Dai, facciamo l'arciere. E Frogman, ok, questo, oh, lo chiamiamo Giovanni, ed eccoci qua. Allora, qua c'è un altro villaggio, però attualmente facciamo che ci fa schifo. Io adesso non so qual è l'abilità dell'arciere iniziale. Giovanni, cioè, ma lei è fortissimo, Giovanni. Mazziamo il pollo! Ok, una raffica. Non me l'aspettavo dal pollo, che... dovete capire che attualmente siamo tipo schifosi. E mi sono pure perso il pollo, che poteva essere interessante.
Hit importanti. Hit importanti. I primi soldi. Ok, bisogna imparare a fare il parry. Aia. Oh, ma ci fa 42 di danno. Ma degli animali, eccolo quello di prima. Questo te non me tocchi. Buonanotte, Gigina. Grazie ancora per la sub, gentilissima. Considerate che attualmente noi siamo tipo gli esseri più deboli del mondo. Il problema è che dobbiamo adesso trovare i primi dungeon, ed è quello il problema del gioco. Bisogna, perché con la versione vecchia era tutto un livello. Questo è un masso incazzato! Via! Questo ci spacca il culo in un colpo, È troppo veloce! Prenditela con la mia ombra! La mia ombra, non me! Porca di quella! Va via! Va via! Nizar, grazie per il follow! Ed è questo come me lo levo? C'ho 11 di vita, Ah, così? Ma te l'ombretta è felice, Giovanni? No, non sparare, Non sparare che questo ci viene a trovare! Ok, aspettate, dobbiamo ricaricarci. Mamma mia. Tremendo. Tremendo. Allora qua le apette. 400 di vita. Ma che cazzo, ma chi l'ha messi qui all'inizio del gioco? Fiore, devi stare attento. L'ho visto, ma che cazzo. Ok. E c'abbiamo pure la lanterna, guarda che carina. Ciao Xeno, attualmente è perché a me Brawl Stars non mi piace come gioco, però riconosco che sia un bel gioco. Ciao Vincenzo, tutto bene? Ma se scalo l'Everest? Non lo scalo più! Porca puttana, la famiglia! La famiglia dei sassi! Corri! 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 Vincenzo, grazie per le due rose. Oddio! Prendete lui, no! Non me! Lui! Non lo hanno preso. Via. Aiuto, aiuto. Il gioco si chiama Cube World. Stanno arrivando! No, questo ancora mi segue. Cosa hai dovuto studiare? O ripassare, robe così. Ancora non c'è un aggiornamento, ma dovrà uscire la versione Omega, che dovrebbe essere la versione completa. Ciao Vincenzo, grazie ancora per le rose. Di cosa parlava? Dobbiamo trovare nemici che hanno il nome bianco, perché sono quelli più deboli. Il problema è che sto trovando tutti quelli col nome blu e spero di non trovare nessuno con il nome giallo. Lemonfish. Dai, non pe... Ciao! Posto. Una carezzina, va. Nessuno uccide nessuno. Questo mondo è violento. Attenzione, questo è Cube World. Oddio! Ah, ok. Fatti gli schemi, ci sta. Per me DSA erano utilissimi gli schemi. Ti direi aspetta la versione Omega, Tommy. Questa è un po' me. Questi potremmo farli fuori,
Vai, Ombra. Ok. Niente. Ridotto in atomi. Eccola là, si ritorna all'inizio. Allora, sapete cosa faccio? La mia tecnica per scoprire i posti e guardarli dalla mappa. Ah beh, ma domani hai tipo un'interrogazione verifica? No, allora, il gioco ha lo stile di Trove, ma non è Trove. Allora, guardate, qua proprio Lifehack, questo sicuramente è un luogo di interesse. Mi è sembrato di vedere qualcosa, sì, qua c'è un santuario, ennesimo santuario. La torre dove stavamo andando, perché noi siamo qui. Ciao, Ghost! Definisci questo gioco incompleto, con grande potenziale, a cubi. Palesemente qua c'è qualcosa. Dobbiamo andare a trovare, regà, gli artefatti. Gli artefatti ci permettono di... appunto, che ne so... potenziarci. Possiamo tipo usare il deltaplano e via. A me fa cagare Cube World. Allora, lo scopo, la versione attuale, quella che sto giocando, è quella di Steam, non la versione alfa, perché l'alfa era fai missioni, diventi più forte, sali di livello. Qua il livello è stato sostituito con, secondo me, una cazzata, cioè l'armatura. Però fatto sta è che devi diventare più forte, sempre di più. Non ha... c'è una lore, però è proprio esclusiva da partita a partita. La nostra mossa più geniale è quella attualmente, quella di trovare una caverna. È vero, ti puoi fare l'arma come ti pare. Il problema è che ci servono i materiali. Però ancora sostengo che l'alfa è ancora meglio della versione Steam. Cioè, se dobbiamo giocarci seriamente, io ritiro fuori il mio salvataggio dove mi sono potenziato a merda. Allora lì siamo fortissimi. Però, bomba, ditemi voi. Perché sarebbe figo riuscire a trasferire le cose. Il gioco si chiama Cube World. E bisogna fare dungeon, robe così. Il problema è che a livello iniziale non abbiamo niente, non abbiamo pet, ma robe così. Cioè, per farvi capire... io c'ho questa mia partita che ce l'ho da più di 2 anni. Che c'ho la mia attilonza. Sono in una savana, ma tipo sono fortissimo. Aspetta, perché ho paura che non ho più la mod che mi salva. Questo ci faranno il culo, probabile. No, questi sono gli alleati, buoni. Però noi, tipo, è qua perché abbiamo fatto un po' tutto. Fatto per fare. Che? Oh, che? C'ho freddo? E mo? Come salivo? Ho perso il... No, non penso sia... Ok. Mi sono perso il comando, mi sa. System multiplayer. Eh sì, possiamo usare la lampada, però... Cioè, la tira fuori così.
Non penso perché avevo preso freddo. Io però adesso un attimo... No, mi sto mangiando una mela. No, non... Troverò il tasto. Pigro, grazie mille per il follow. Il gioco si chiama Cube World. No, mi si è disinstallata la mod. Il problema di questo gioco è che letteralmente se tu ti sposti da una regione all'altra, la tua armatura perde valore. Ho sempre odiato questa meccanica. Cioè, ritorni al livello 1, praticamente. Oh, va, c'è qualcosa qua. Resta eternamente Bulbak, eroe del Rimorar Tribe, della tribù Rimorar. Era un maestro nelle magie divine. Abbiamo appreso la lore di questa regione. No, no, questo è Cube World. Niente, siamo entrati in un'altra regione. E infatti abbiamo risbloccato gli artefatti che avevamo in questa regione. Tremenda sta roba. Tremenda, dovrei scaricare la mod. Bella, Gabri. Ah, ma Deux, come sta andando con Fallout 4? Droppato? Ti ha preso? Ti ha interessato? Sni, uno è più che altro con meccaniche anche un po' prese da Zelda, quando ancora Breath of the Wild non esisteva. Abbastanza, abbastanza, Gabri. Porca troia, mi fanno il culo, eh. Vi ho avvisato, eh. Ciao, amici! Ed era una rana come loro. Cioè, te pensa se era un umano? Ah, quanto odio. Devo ritrovare... Mi sa che era questo, Genion Ocean. Quello dove avevo tutto. Cioè, non c'è un cazzo. Darulan. Darulan. Almeno gioco con la mia armatura. Perfetto, proprio quello che ho mal cagato. No, dobbiamo nuotare qui. Ah, madonna, ma questa è un'isola. Vabbè, andiamo qua a sto punto. Bella, Dan. Sì, sì. Ci ho giocato. Questa però è la versione nuova su Steam che era uscita tempo fa. Un po' brutta. Preferisco l'originale. Ciao!
Non mi mordi, vero? Anche sul gattino. Voi invece? Madonna, questo mi sbrana. Questo mi sbrana. Andrea, grazie mille per la rosa e per il follow. Gentilissimo. Sapete cosa, però? Oh, io sarò stronzo, ma voglio andare nella versione base. Quella che stavo giocando prima, che laggava. Cioè, adesso non funziona più. Oh. Che è successo? Gabri, grazie mille per il tofu. Gentilissimo. Allora, stanno creando la nuova versione, che è la versione Omega. Dai, grazie però per essere passato, Dan. Buonanotte e buona giornata per domani. Io devo capire perché mi lagga. Cioè, le opzioni non mi lagga. Certo, ci riposiamo sempre qui. Ah, adesso bisogna aspettare. Il font pare Crossy Road. Ragazzi, vi saluta Dan. Ma probabilmente alcuni si ricordano, sicuro. Madonna, ma cosa sta... No, io non sono abituato a questa distanza di rendering. Mi sento male, perché? Dai, un po' più alta. Possiamo usare? Pare di sì. Dai, almeno non rompo più. Non ha niente di speciale. Ok, qua invece va a livelli. Bella, Dan. Adesso più che altro perché non ci sono quelli... tipo Only Blue Water, robe così. Ci sono i nani! Aspetta che un attimo, che pare che li sto per schiacciare con sto martello. Gabri, grazie mille per il GG, gentilissimo. Ok, allora io mi ricordavo che c'era un dungeon qua, c'era le catacombe, che è da una vita che non ci andavo. E andiamo nelle catacombe. Perfetto, quella parola non verrà mai detta. Il gioco si chiama Cube World. Una tartamina. Ciao. C'è una versione su Steam, ma non è la migliore. È molto meglio la versione vecchia. Buonanotte, Dan. Buonanotte e buona giornata per domani. C'è un dungeon, andiamo là. Allora io mi ricordo che ci crepavo di brutto in sto dungeon, perché non ero pronto. Vediamo se... Perché lagga? La puoi trovare su internet. Oh! Pezzi di merda. No, mi hanno fatto il culo. Maledetti. Pezzo di merda! Bam!
Mi ha droppato una roba bella. Prendi, prendi, prendi. Ok. Hop. Q. Sembra che ci sta dando le botte in te le chiappe, ma era importante. È importante, è importante. No, bello, bello, su. 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 Ok, è il momento. Botte cazzotti, botte cazzotti. Allora, B ci ha dato le robe da ranger, le robe da mago, potenza 17, io come valuto il mio potere? 5. Potenza 14. Ah, ma questa noi non ce l'abbiamo? Ah, ok. Queste robe potremmo venderle, però. Era un po' tutto de metallo. Colazione. Non so quanto allora sia utile andare nel dungeon. Ogni tanto mi lagga sto gioco, cioè è incredibile. Oddio! Andiamo via, andiamo via, andiamo via. Chi si è visto, si è visto. Arrivederci. Andiamo via, ma per cortesia. Ma mi stanno ancora seguendo. Mi stanno ancora seguendo. Ma che cazzo era? Ciao, Apetta! No, Ma via! Oddio! No! 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 Niente abbracci! Niente abbracci! Porca di quella puttana! Corri! Corri! Ok. Vorrei trovare qualcos'altro, ma penso che mi fermerò al villaggio e per oggi concludiamo. No, per favore, voglio arrivare a casa. Aiuto. Per cortesia, signora, ma per una rana bisogna ammazzarla. Sono solo di passaggio. Con 61 di vita e senza medicine, niente. La smetta di seguirmi. E niente. E niente. Oh, è tornato indietro. La direzione però è giusta? Dai, siamo vicini a Cedar City. Mi ricorda Cheddar, non so perché. Ho qualche problema, probabilmente. E niente, ragazzi, qua si cammina, si va dritti e vediamo un po'. Aspetta che la intravedo. Aiuto.
Ok. Ci siamo. Siamo arrivati. Scusate, ma i pineapple me li devo prendere, sti ananas. Chi fa ste coltivazioni è un po' matto. Ok, dove li trovo? Craftiamo. Ok. Non è molto. Spero che non stia arrivando il contadino, perché gli ho rubato un attimo la sua raccolta. Ok. Buonanotte, Bura. Tanto adesso letteralmente stavamo per staccare, però è perché un attimo bisogna andare a dormire. Che mezzanotte 25 un attimo mi ha distrutto prima VR chat, che avevo provato a farlo con il VR, ma mi stava dando dei problemi, però dai. Cedar City, ok, posto, sospendiamo qua e via. Ok. Regà, vi ringrazio per la compagnia, noi ci becchiamo domani che abbiamo Minecraft con la Hardcore Potato e niente, ci vediamo direttamente domani dalle 21:30. Grazie mille per la compagnia, spero che questa live su VR Chat vi sia piaciuta e poi anche su questo Cube World un attimo tattico. E niente, regà, buonanotte e buona giornata per domani. Sayonara. Aspetta che devo cambiare la intro, che sennò...